Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Come al solito, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi. Se vi piace il video mettete un like e se vi piace avere i miei video sempre in bacheca subito appena escono, selezionate la campanella che vi avviserà quando ci sarà un nuovo video pubblicato. Oggi volevo parlarvi delle lucine a LED che ho ordinato. Queste qua, lascerò il link in descrizione. Sono delle luci a LED che praticamente già sono involucrate e all'interno di un PVC morbido, molto morbido. Sotto ci sono degli adesivi già pronti per essere attaccati. Nella confezione arriverà un alimentatore a 12 volts 220 12, non questo ma un altro con degli attacchi che noi non possiamo utilizzare, quindi questo è un alimentatore che ho trovato io, che è un 220 12, ma noi comunque non lo useremo perché andremo a collegare i LED direttamente alla 12 volts del nostro camper. Detto questo, abbiamo questa piccola centralina che andrà collegata poi alla striscia LED tramite un attacco a pettine con un verso ben calcolato e con un ingresso a 12 volts. Noi questo ingresso ovviamente ci attaccheremo alla 12 volts direttamente del nostro impianto OBS, ovviamente sotto fusibile. È una striscia RGB, è una striscia dimmerabile, è molto carina, la proviamo insieme, l'attaccheremo al bagno, la userò per andare a modificare ancora una parte del mio bagno per renderlo un pochino più carino. Vediamo come metterla e vediamo come funziona. Intanto la alimentiamo a 12 volts, attacchiamo il nostro trasformatore che non useremo ma adesso per provarla la alimentiamo. In dotazione ha un telecomando, non so se si vede, normalmente appena l'alimentate va in stato di programmazione, quindi lampeggia velocemente perché tra le altre cose è un dispositivo smart e funziona con Smart Life, quindi tutto quello che fate da questo telecomando lo fate poi dall'applicazione del telefono una volta che è connesso con la rete wifi e online. Una volta alimentato lampeggerà velocemente se voi non premete il telecomando. Al primo pulsante che premete si stabilizza e rimane con la luce che volete voi. Però per portarlo poi allo stato di riprogrammazione, quindi per abbinarlo a un'applicazione già configurata su un telefono Smart Life o Tuya, dovete tenere premuto il pulsante ON. Non c'è un pulsante fisico, come altre strisce sono un pochino più comode. Questa ha necessariamente il telecomando, quindi potenzialmente se perdiamo il telecomando è un problema. Proviamo a trasmettere con l'ON. A questo punto tra un pochino dovrebbe lampeggiare, eccolo qua. Ora la striscia è in abbinamento, quindi basterà aprire la nostra applicazione Smart Life sul telefono, aggiungere dispositivo e lo troveremo in automatico. Adesso andiamo a vedere come poterlo montare. Ok, ho praticamente tolto la protezione, ho inserito la sonda in questo foro, l'ho fatta uscire da questo, poi l'ho raccordata qua che c'era l'interruttore per accendere e spegnere, e adesso da qua farò praticamente tutta la striscia che gira intorno al bagno e se riesco vorrò metterne una anche dentro la doccia. Vediamo quello che riusciamo a fare. Ho finito l'installazione, devo essere sincero, è anche un buon prodotto, molto carino, lo vedete già da qua mentre va a discostarsi col rosso dei LED anteriori. Gli darò la stessa colorazione e lo vediamo insieme come funziona. Ho installato queste luci, praticamente sono tutte intorno e dentro la doccia. Con questo telecomando, che è il suo originale, si può cambiare praticamente le colorazioni. Eccole qua. Il trasmettitore è qua dentro, praticamente dentro dove è la lampada. Quindi l'infrarosso riesce ad uscire, puntando questo dentro bagno, diciamo l'infrarosso riesce ad uscire
riesce praticamente a vedere il telecomando, quindi ecco, lo possiamo fare direttamente dal telecomando, oppure ovviamente sia con il telefono che col telecomando possiamo cambiare la colorazione. Ho messo un interruttore qua, questo interruttore qua è per accenderle, così le spengo definitivamente, diciamo, vengono proprio disalimentate e così si riaccendono. Da qua gli do la colorazione, come dicevamo prima, ci sono tutti i colori disponibili RGB. E ecco qua, questo è il lavoro ultimato. Spero che vi sia piaciuto il video e lascerò il link in descrizione del prodotto, che è un prodotto anche secondo me carino e poco costoso e anche efficace, perché possono essere tagliati, quindi lo possiamo tagliare e possiamo riaggiuntarlo, fare un po' scomodo, perché sono quattro connettori proprio piccolini. Però si possono tagliare, aggiuntare e spostare, diciamo, da una parte all'altra. Una cosa che non ho detto è che non sono adesive, quindi dietro non hanno l'adesivo e vanno incollati. Io ho usato Attac perché con il silicone da solo era un problema, non mi ci stava, quindi neanche col Sikaflex. Purtroppo è morbida, ma è un po' pesantina, quindi diciamo che con l'Attac c'è stata benissimo, il cianacrilato quando tira poi è indistruttibile. Per ora vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mettete un like, se non vi siete iscritti ancora iscrivetevi e se selezionate la campanella vi arriveranno tutte le novità. Al prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Artlist.io